Buongiorno ai presenti in sala, che ringrazio. Buongiorno a coloro i quali a breve interverranno e quindi avremo modo di poter, in maniera molto più chiara ed esplicita, sapere di questo bellissimo evento. Buongiorno alle testate giornalistiche, alle TV locali presenti e buongiorno ai presenti che arricchiscono questo palco. Buongiorno a tutti voi, che non è soltanto legato all'importanza che ciascuno di voi riveste nel campo politico, culturale, artistico, ma soprattutto perché avete dato la possibilità di poter portare sulla scena l'anima gioiosa e fervida della nostra città, la parte più bella. Questo evento esprime, come lo ha già fatto negli anni precedenti con grande successo, esprime proprio la parte più gioiosa della nostra città, la vita attiva, la vita produttiva, la vita artistica, l'espressione libera, l'arte, il genio, la cultura e anche lo spettacolo, il divertimento. È una festa sicuramente inclusiva, una parola forse troppo usata, però consentitemi, è una parola bella sempre nella sua accezione, perché è la parola che indica il coinvolgimento operativo attivo e la partecipazione di tutti. Quindi noi potremmo benissimo dire che la festa del pane e del vino è la festa per tutti e di tutti. Ecco perché do a questo evento, a questa sagra che si espande in un sito ideale, la Borgata Costiera, do proprio questa diciamo connotazione di valore, di espressione, di amore. È una festa che alla sua quinta edizione, se non erro, è una festa che nasce dall'idea coraggiosa e geniale di Francesco Foggia. Di lui non dirò nulla, perché voi lo conoscete, perché comunque chiuderà i lavori di questa mattina. È diciamo una festa che non ha una sua specificità, non è, va oltre l'evento nicchia, è una festa proprio che raccoglie, fonde insieme l'arte, la cultura, il lavoro, il divertimento, lo spettacolo. E voi attraverserete il borgo, il nostro borgo, che in questi giorni si veste di colori, si veste di luce, si veste a festa. E forse l'augurio attraverso questo evento sarebbe quello di permettere che Borgata Costiera si vesta a festa tutti i giorni, che sia, diciamo, una realtà viva, riconosciuta, presente nella storia della cultura mazzarese. Questo evento, lo avete letto già più volte, è stato reso anche, è stato diffuso attraverso i social, è patrocinato dal Comune di Mazara, dall'Assemblea regionale, dalla Regione Sicilia ed è anche diciamo organizzato dall'UNAC, Unione Nazionale Arma dei Carabinieri, ma vive la partecipazione, la collaborazione di tantissime persone, dei volontari, di coloro i quali esprimono la voglia e il desiderio di esserci dentro l'evento e non soltanto per un semplice o occasionale momento, ma proprio per dare anima e vita alla manifestazione stessa. Lo spettacolo delle tre sere serale sicuramente è un prodotto di eccellenza che grazie alla anche capacità artistica del nostro direttore Alessandra Lamia, che oggi purtroppo non è presente,
e che è riuscita a fondere insieme proprio aspetti diversi legati proprio a quello che comunque sarà una manifestazione di allegria, ma anche che indurrà a una sorta di riflessione. C'è anche una commissione cultura che ha condiviso la scelta di alcune personalità note, meno celebri, che saranno insignite dei premi Sulana d'Oro 2022 e del premio La Dimensione del Tempo. Saliranno sul palco e daranno testimonianza anche con, diciamo, queste, con questi riconoscimenti del loro percorso professionale, artistico, anche di esordio alla vita sociale, pubblica, attraverso proprio questa impronta che sanno lasciare di connotazione valoriale e di impegno sociale. Io adesso lascio la parola ai presenti sul palco e poi ci saranno gli interventi, però prima ancora qui verrà proiettato un video che racconterà un po' in sintesi quello che è stato fatto da questa idea che porta un percorso significativo proprio dalla sua ideazione alla sua realizzazione. Non è qualcosa che può essere così portata in scena improvvisandola, ma sicuramente porta in essere il pensiero di tutte le, e l'anima, lo spirito di tutte le persone che sono rimaste coinvolte, che continuano ad essere coinvolte e che sicuramente aspettano anche da parte di tutti noi, da parte della cittadinanza, questo segno di affetto e di riconoscimento. Grazie. Ecco, lascio la parola adesso all'assessore Germana Bagnato. Che insomma. Allora, buongiorno a tutti. Io sono qui in rappresentanza dell'amministrazione comunale. Vi porto i saluti del sindaco, il dottor Salvatore Guinci, e di tutta l'amministrazione. Innanzitutto una piccola parentesi, io sono felice che ci sia qui accanto a me Paola Barranca, una persona di cui ho una grandissima stima, e sono felice che ci sia una donna a contribuire ad arricchire il palinsesto e i contenuti di questo evento che fa parte del cartellone estivo della città di Mazara del Vallo in zona blu. È un evento che anima un quartiere popoloso importante della città. E io penso che di fronte all'arte, alla cultura, agli eventi,
quello che uno dei valori aggiunti che si possa immaginare è proprio quello della pluralità. Io vedo qui la presenza di tantissimi artisti, di tantissime associazioni con le quali collaboriamo, e questo è dare alla città, significa costruire, significa portare appunto valore aggiunto che serva ai cittadini, ma serve anche a migliorare la reputazione turistica, l'immagine, l'identità di questa città, perché eventi come questo si richiamano proprio all'identità, alla storia, a quello che ci ha, quello di cui noi siamo fatti, di cui siamo impastati. Quindi non possiamo che essere lieti e soddisfatti di aggiungere un evento così diciamo ben realizzato, ben costruito. Ringraziamo anche chi ha contribuito a far sì che questo evento si realizzasse. Ripeto, l'obiettivo di questo cartellone è proprio quello di una grande partecipazione, e che questa partecipazione ne faccia di Mazara un territorio sempre più richiesto, sempre più cercato, sempre più attrattivo per chi si trova a trascorrere le sue vacanze qui a Mazara del Vallo, che ogni sera, ogni giorno possa trovare su questo territorio delle attività coinvolgenti, di spessore, di qualità, e che si richiamino anche, perché no, all'identità storica, culturale di questa terra meravigliosa della quale noi ci troviamo fortunatamente a vivere. Avremo un mese di agosto ricchissimo, un evento come questo appunto è uno degli eventi di punta, assieme anche all'evento che coinvolgerà il quartiere di Tonnarella, popolosissimo, così come lo è anche quello di Costiera. Ricordo anche che ci sarà la festa delle feste, ci sarà il festino di San Vito. Vi chiedo per favore di collaborare, di partecipare, di avere a cuore questo evento. Il festino deve essere sostenuto da tutta la città, deve essere partecipato, e ci vuole la collaborazione di tutti. Il festino nasce nella storia di Mazara del Vallo e ha bisogno del sostegno di tutte le parti e anche dei cittadini. Sarà verso la fine, nella settimana dal 18 al 24, come lo è sempre storicamente stato. Quest'anno ricorre anche l'anniversario della città normanna, quindi anche per questa occasione ci saranno degli eventi. Ecco, io vi invito e chiedo a voi di invitare tutti a partecipare. Questi sono eventi che ricordano i momenti importanti della città, come lo è anche la festa del pane e della pasta, come Paola ha già anticipato. Ci sono dei momenti di grande arte, ma anche di animazione economica, oltre che momenti ludici, ma di questo sicuramente poi ci sarà occasione di parlarne. Grazie a tutti. In effetti è proprio questo, la partecipazione è quella che dà anima, che dà vita, che dà sentimento a tutto quello che comunque è nelle nostre buone intenzioni, nelle nostre idee. E la realizzazione deve essere contestualizzata proprio attraverso l'azione collettiva, questo momento proprio di vita collegiale, perché se sentiamo realmente di amare la nostra città e di volerla vedere, intanto sentire per essere partecipi noi in prima persona della sua effettiva, come dire, significazione di vita, della sua azione diretta, oltre che della sua produttività, dobbiamo veramente non aspettare che siano sempre gli altri, ma dobbiamo essere un po' tutti noi a portare avanti quello che sarà anche l'idea di uno, ma che dovrà essere sicuramente resa possibile. Altrimenti, se attribuiamo sempre agli altri la possibilità di poter fare qualcosa senza che da parte nostra ci sia
alcuno sforzo, ma semplicemente, come dire, il momento solo di una valutazione o di una critica inopportuna, spesso anche inadeguata, e allora non andremo lontano. Ma Zara ha bisogno di vita, ha bisogno di essere vive, di essere anche come dire, esternata nella sua proprio grandezza, nella sua gioiosità anche all'esterno. Adesso io taccio e passo la parola all'assessore Mimmo Turano alle attività produttive della Regione Sicilia. Grazie professoressa, si è alzata, non si doveva disturbare, stavo venendo io ma il telefono si è impigliato qua nella bracciolo e sono rimasto bloccato. E grazie a voi, grazie all'amministrazione, grazie a Francesco, ma permettetemi di dire grazie a tutte le persone che sono qua. Vedete Francesco, quando si organizza una conferenza stampa il primo di agosto e tutte le sedie sono piene e io giro tutta la Sicilia e non capita quasi mai, vuol dire che ci sono due elementi, o alternativi o che camminano assieme. La bontà e la qualità dell'evento organizzato e l'affetto che le persone manifestano all'organizzatore. Io credo di poter dire che nel caso di specie queste due cose sono un unico elemento, perché non nego che con Francesco io ci conosciamo da tanto tempo, ma non abbiamo mai condiviso percorsi e amministrativi, intendo dire percorsi che portano all'organizzazione degli eventi, e quindi a me fa piacere fare un mea culpa, nel senso che io non conoscevo questo evento quando lui me lo ha rappresentato e l'ho illustrato agli uffici della regione. Loro sono rimasti colpiti dalla qualità del prodotto e dalla intelligenza della valorizzazione dei prodotti tipici locali, perché la regione questo deve fare, in uno scacchiere che non può essere soltanto quello internazionale. Noi ci siamo distinti come assessorato col Ministero degli Affari Esteri, con il quale abbiamo un rapporto di intima collaborazione nel costruire un percorso che valorizzasse i prodotti tipici locali. E questo percorso lo abbiamo portato in giro nel mondo, facendo partecipare tutte le imprese italiane in tutte le fiere del mondo, le migliori fiere del mondo. Vengo per esempio dalla migliore fiera in assoluto del biologico a Norimberga e vi dico una cosa che mi lascia l'amaro in bocca. Ho scoperto tantissime aziende siciliane e tantissime della provincia di Trapani, professoressa, che portano, che espongono lì, che rappresentano un'eccellenza e che vendono il prodotto interamente all'estero. Quindi noi sui nostri scaffali non troppiamo la bontà dei nostri prodotti. È un paradosso, ma ahimè è così. E dunque in parallelo organizzare eventi enogastronomici che possono qualificare la bontà del prodotto anche nei nostri territori e costruire un rapporto di collaborazione con gli organizzatori per diffondere la cultura della genuinità dei prodotti, secondo me è una cosa molto importante. Farla a Mazara del Vallo, che rappresenta l'emblema dell'integrazione e dell'inclusione, come diceva la professoressa, è un motivo di vero orgoglio. Ieri sera ero a Valderice ad organizzare un altro evento che valorizzava il couscous. Questa sera parliamo del pane e della pasta, quest'oggi, domani faremo niscemi. Insomma, in tutte le località siciliane siamo impegnati nel sostenere la crescita dei prodotti tipici. Sono contento di essere qua e sono contento di poterlo fare con Francesco Foggia, perché un'idea di Francesco Foggia si è trasformata in una realtà produttiva e un costante impegno. Quindi chissà, non voglio dire nulla, ma dico spero e mi auguro, vorrei spendermi per questo affinché anche il prossimo anno ci possa essere un evento di questo tipo
che qualifica la proposta mazzarese per l'estate, per la prossima estate e per quella che stiamo vivendo. Quindi grazie Francesco per l'opportunità che mi hai dato e grazie a tutti voi per essere venuti il primo di agosto e ascoltare, magari mi sono dilungato troppo, quello che ci siamo detti. Ci vediamo dal 7 in poi a Borgata Costiera, vivremo assieme questi momenti belli, sicuramente l'8 e il 9 sarò presente. Grazie Francesco. Ce l'avete comunque il microfono. Grazie Assessore, grazie anche all'Assessore Germana Bagnato. Intanto invito i giornalisti presenti, se vogliono rivolgere qualche domanda ai nostri qui personaggi illustri della nostra politica, e poi insomma inizieremo con gli interventi. Prego. C'è qualcuno? Salve a tutti, Francesco Mezzapelle, prima pagina Mazzara. Faccio subito una domanda che di solito faccio durante le conferenze stampa di manifestazioni, e la faccio all'organizzatore, in questo caso al fondatore, all'ideatore di questa manifestazione, in merito a quello che è proprio il supporto, il sostegno concreto da parte delle varie organizzazioni, o meglio istituzioni. Vedo ARS, Regione Sicilia e Comune di Mazara del Vallo, ma anche moltissime imprese del territorio che hanno voluto dare il proprio sostegno a questa manifestazione, che è cresciuta ed è ritornata soprattutto dopo il periodo della pandemia alla grande. Ecco, con quali modalità le istituzioni e il tessuto imprenditoriale locale ha contribuito affinché questa manifestazione potesse tornare con questo valore, con questa dimensione. Grazie. Innanzitutto buongiorno a tutti. Farò il mio intervento poi alla fine, ma è doveroso rispondere alla domanda di Francesco Mezzapelle. Io devo dire semplicemente grazie, se oggi siamo qui, all'assessore Mimmo Turano, che mi ha invogliato in questo importante progetto, e degli amici che sono vicino all'assessore Turano come Nicola Giacalone, perché mi hanno permesso di trovare una risorsa economica importante che ha patrocinato questa manifestazione. Ringrazio anche l'Assemblea Regionale Sicilia, che ha dato anche un patrocinio oneroso per questo evento. Naturalmente non ho voluto gravare sulle casse comunali, perché abbiamo letto l'avviso pubblico e si invitava, soprattutto se c'era una manifestazione a titolo gratuito, considerato anche il problema di bilancio che incombe per la nostra città. E io, grazie allo sforzo di molte attività, non solo del territorio, perché tu hai parlato del territorio, ci sono attività, imprese, aziende che arrivano dall'Emilia Romagna, da Palermo, quindi diciamo che è abbastanza ampio il raggio delle attività che hanno sposato questo progetto e che hanno... sono entrati nel mondo della cultura del dono, perché la festa del pane e la pasta nasce attraverso delle donazioni. Per questo si parla di inclusione, perché qua si dona e c'è molta gente, molte attività, gli stessi comunque enti pubblici, che di conseguenza cercano di sposare un progetto importante che già comunque era esistente e insisteva nel nostro territorio. Per alcuni anni non si è potuto fare, siamo riusciti di conseguenza a rialzarci. Naturalmente vi dico subito che da soli non si poteva andare da nessuna parte. Attraverso questa unione di enti pubblici e attività commerciali siamo riusciti a trovare le risorse economiche, perché questo è un evento abbastanza dispendioso economicamente, che sia chiaro. Non è un evento che si organizza, un evento di cartella, ci sono i migliori artisti siciliani e non. Abbiamo un presentatore importante che conosce tutta la Sicilia, abbiamo puntato in alto e abbiamo cercato anche di allungare questa manifestazione mettendo dentro il contenuto un evento importante come il Satiro d'Oro Festival. Infatti
Borgata Costiera Street Food Valley non sarà più per 3 giorni, ma l'abbiamo diciamo allungata per 5 giorni, è andata dal 7 all'11 agosto. Vero è che i primi 3 giorni ci sarà la festa del pane e la pasta, ma la mostra mercato sarà aperta per tutti i 5 giorni e poi ci sarà il Saturno d'Oro Festival che si occuperà soltanto di musica. Noi abbiamo fatto una scelta ben precisa, non abbiamo fatto musica per i nostri spettacoli, abbiamo pensato molto a dare valore alla cultura, ai premi. Noi avremo 12 persone che saranno insignite, sai, con il premio internazionale Suona d'Oro, che poi vi parlerà magnificamente l'avvocato Morello, e 6 premi, la dimensione del tempo, che nasce da quella scultura che ha donato l'architetto Gerry Bianco alla città di Mazara del Vallo. Quindi io parto dal presupposto che la festa del pane e la pasta le risorse le ha trovate, perché è un evento credibile, è un progetto serio, ma soprattutto siamo credibili tutto lo staff. E io dico semplicemente grazie a tutte quelle persone che mi stanno coadiuvando. Ho detto poco fa in un'intervista che non esistono generali che hanno combattuto e vinto guerre da soli. Qui c'è un esercito di volontariati, c'è l'associazione dell'Unione Nazionale dei Carabinieri, c'è l'associazione della Proloco, rappresentata egregiamente da Liliana Ingenito, che è una figura storica della festa del pane e la pasta. Abbiamo figure eccellenti come Gerry Bianco, che ci cura dignitosamente, ci coadiuva con 23 artisti che stiamo realizzando dei murales meravigliosi che stanno cambiando volto a questa borgata, perché spesso anche il fatto di chiamare borgata a me non piace, perché è dispregiativo, si dovrebbe chiamare borgo, che sia chiaro. Questa è una cosa che dovrebbe lavorare comunque l'amministrazione in chiave futura, perché la borgata è una cosa ghettizzata, a me non sta bene. Invece borgo, che so, brilla di luce propria, no? Noi nel corso degli anni abbiamo recuperato i scorci di questa borgata con la passata amministrazione, che erano sepolte dalle ceneri del passato, come i pozzi dei lavatoi e i vicoli dei lavatoi, dove avrete sicuramente modo in questi giorni poi di visitare. Proprio lì sarà realizzato un museo non solo pane e pasta all'aperto. Quindi dico che ci sono, diciamo, tutte le credenzialità per rappresentare una borgata degna del suo nome. E io dico che attraverso questa manifestazione stiamo lavorando in maniera importante. Ringrazio Bruno D'Andrea per i video che sta realizzando, che dobbiamo promuovere il territorio, e lo stiamo facendo non solo con la borgata, andando anche in centro. Come avete visto quella rappresentanza di 1 minuto, abbiamo dimostrato che Borgata Costiera è Mazara del Vallo, perché molti mi chiedono in città: perché a Borgata Costiera Foggia? Perché non la facciamo a Mazara? Io ricordo a tutti che Borgata Costiera è un borgo della città di Mazara del Vallo, non siamo a Trapani o a Marsala. Come la festa di San Vito si fa in centro, come il Cusi Festival si fa a San Vito Lo Capo, noi facciamo la festa del pane e la pasta a Borgata Costiera, ma perché c'è un motivo, perché lì realizzano il pane devozionale, il pane di San Giuseppe, che lo vedete lì all'ingresso. Lì ci sono delle maestranze, delle donne che sono meravigliose, hanno l'arte del pane, c'è quella cultura, nasce lì, proprio c'è la chiesa di San Giuseppe. Ecco, poi abbiamo la civiltà contadina che regna sovrana in quel di Borgata Costiera, abbiamo una civiltà contadina che è da esempio per molti. Ci sono quei campi di grano estesi dove avete visto le immagini che abbiamo ripreso. Diciamo che ci sono tutte le credenzialità per fare bene. Io ringrazio la professoressa Paola Barranca, perché tutti si dicono che tutti siamo utili e nessuno è indispensabile, ma ad avere a fianco persone come Paola Barranca, Gaspo Morello, Gerry Bianco, Liliana Ingenito, per me sono figure indispensabili per questa città di Mazara del Vallo, gente che stanno dando tanto e lo fanno a titolo gratuito, ci tengo a precisarlo, perché amano il territorio. Perché molta gente magari è convinto che c'è sempre scopo di lucro, assolutamente no, qua di lucro non c'è niente, qua c'è solo il cuore. Io ho sempre detto a tutti: guardate, questa è una squadra dove a noi il sentimento dell'invidia non ci appartiene, noi amiamo il territorio, noi amiamo la città, noi amiamo Mazara, ma come siamo innamorati anche dalla Sicilia. E ringrazio personalmente l'assessore Mimmo Turano per aver creduto e sposato questo brillante progetto. Naturalmente devo ringraziare anche l'amministrazione di Salvatore Quinci, che ci ha permesso di realizzare questo evento a Mazara del Vallo, con tutte le autorizzazioni, ci ha agevolato, con tutti i servizi possibili e immaginabili. Detto questo, noi abbiamo cercato di gravare il meno possibile nell'interesse della Spending Review. Gli interventi, c'è un altro video.
che mi pare è il video, quello degli artisti, sì, che si sono... Ah, lo fa dopo questo, va bene. Allora, no, dottoressa Liliana Ingenito, presidente della Proloco, vicepresidente, ma per noi... no, assolutamente, no, però appunto, però anima di tutto quello... Io sono Liliana Ingenito e non sono la vicepresidente, sono una cittadina mazzarese che ama questa città e che è sempre presente al di là del colore politico in tutte le iniziative che ci sono a Mazara, partendo dall'Aurora al Festino di San Vito alla Festa del Pane e della Pasta, perché Francesco Foggia qualche anno fa mi fece una domanda, eravamo in Piazza della Repubblica e mi chiese se volevo far parte di questa squadra. Allora ho detto semplicemente sì. Borgata Costiera l'ho visitata qualche tempo prima, perché a Borgata Costiera c'è una tradizione importante, una tradizione veramente storica, che è quella dei pani devozionali. Io non posso dimenticare da ragazzina quando andavo a Salemi e vedevo quelle sculture di pane, non sapendo che in realtà a Mazara avevamo questa potenzialità. Quindi quando Francesco mi disse facciamo questa prova, noi ci proviamo, io ho abbracciato l'iniziativa e sono ancora qua, anche alla quinta edizione. Ci sono le donne della parrocchia di Santa Maria di Gesù che insieme alla San Francesco e a Borgata Costiera hanno realizzato delle vere e proprie opere d'arte. Quindi vi invito a venire a Borgata Costiera perché saranno esposti durante le 3 giornate. E poi ringrazio tutti quelli che mi hanno voluto e che mi chiamano sempre, anche Germana Bagnato, l'assessore, e poi sono contenta di vedere una figura importante, Paola Barranca, che è stata la mia insegnante. La mia insegnante io la porterò sempre nel cuore perché è una persona umile, ma è una persona colta. È una persona... Quindi quest'anno lo staff si è arricchito. Sì, prima è stata all'Istituto d'Arte, io frequentavo il primo Istituto d'Arte e vi dico che mi mise 6 col punto interrogativo nel tema, perché non pensava che l'avessi fatto, poi mi mise 10 perché mi interrogò, perché non mi conosceva ancora, quindi la ricorderò sempre. E poi quest'anno, oltre a Paola Barranca, Gerry Bianco, architetto come me, collega, grande artista, sono contenta che è entrato a far parte dello staff della Festa del Pane e della Pasta. Cosa dire? Vi aspettiamo numerosi perché è stata per noi già una festa. Noi abbiamo iniziato tempo fa, mesi fa, abbiamo colorato a festa perché anch'io ho fatto un piccolo murales insieme a grandi artisti che sono venuti anche da Castelvetrano. Ci sono persone, ragazzi di Mazara, del liceo artistico. Quindi anche il liceo artistico quest'anno ha fatto parte dello staff per la realizzazione dei murales. Quindi dal pane devozionale allo street art, agli spettacoli che ci faranno sorridere dopo anni di tristezza causata dalla pandemia. Quindi si riaprono le porte. Il cantiere è iniziato il 10 di luglio in Piazza Immacolata perché abbiamo realizzato, grazie alla Casa della Comunità Speranza, una splendida vela che sarà esposta ai Lavatoi, che è un luogo magico di Borgata Costiera. E poi la presenza anche di Bruno D'Andrea, che conosco da tantissimi anni, che ha fatto uno splendido lavoro, che ha puntato anche sulla casba, perché voi sapete che la casba è nel mio cuore. Io abito nella casba, sono sempre lì 24 ore su 24. E quindi Mazara è anche Borgata Costiera, è il centro antico, è la casba e sono tutte le attività produttive che ci stanno appoggiando, quindi non solo pane, non solo pasta, ma tutti i prodotti, c'è la strada del vino, quindi ci sono grandi associazioni, importanti associazioni, grazie a tutti gli artisti, grazie all'UNAC, a Francesco Foggia, all'amministrazione e all'Assemblea regionale siciliana, alla Regione Sicilia. I fiori. Questo qua lo lascio a Paola. Germana, Liliana, grazie, è troppo buona, io ho iniziato proprio con te, e quell'esordio bellissimo,
Per me sì. E siamo di nuovo per insieme me in sì. questa avventura. Grazie, grazie, grazie. È troppo buona, troppo buona, troppo buona. Scusatelo, sono qua tra amiche, quindi è normale che... Tra l'altro io non sono molto... No, sono una persona... No, aspetta, basta. Bisogna dirlo. Bisogna dirlo. Paola, Paola, la prima come dire, qualità, la prima cosa che fa Paola è investe sul capitale umano del futuro e investe in una maniera eccellente. Quindi è questa la prima cosa sulla quale puntare. Questo sì. Comunque grazie, scusate ancora, allora grazie ancora ragazze. E dunque adesso segue l'artista Gerry Bianco, che ha sicuramente dato a Borgata Costiera, ma anche a tutta la nostra città, grande prestigio e grande qualità. Prego. Intanto funziona? Buongiorno a tutti. Ringrazio i presenti, l'onorevole Tutano, l'onorevole Furano, l'assessore Bagnato. Ringrazio Francesco Foggia, perché dico un particolare ringraziamento lo voglio fare a lui, perché riesce a trasmettere l'entusiasmo. È chiaro che ognuno di noi vive di emozioni, di passione e di entusiasmo. E insieme riusciamo l'uno con l'altro a cercare di trasmetterlo, questo entusiasmo. E solo questo è lo spirito. Il resto penso che non conta, il resto sono le cose reali che facciamo, tutto il resto lo lasciamo alla storia. Intanto buongiorno a tutti, io sono Gerry Bianco, svolgo il ruolo di direttore artistico dello street art di Borgata Costiera. Oggi finalmente presentiamo alla città e alla conoscenza del vasto pubblico le fatiche che in questi mesi si sono fatti per ridare un volto nuovo e rivitalizzare la borgata di periferia. Mi trovo ancora una volta accanto a lui, a Francesco, ideatore, trascinatore di questa magnifica festa del pane e della pasta, che riesce a mettere su questa grande manifestazione coinvolgendo, che non è facile, le aziende, imprese locali ma anche non locali. Dopo le esperienze precedenti del 2016-2018, in cui ho concretizzato un murales che poi ora nel tempo è andato distrutto, e ho fatto restare anche nella piazza principale di Costiera la grande scultura donata sempre con questo entusiasmo di 22 tonnellate di via Cervinia, che poi è l'opera La dimensione del tempo, che è denominata La dimensione del tempo. Eccoci qui con una grande esperienza di inclusione sociale, culturale, rivestire di nuovo i vicoli di una periferia di città. E perché non ripartire dai murales precedenti che il tempo ha rovinato con un'operazione di restyling? Uno street art, arte povera, arte di strada, arte in plein air, arte all'aperto, per ridare vitalità a luoghi abbandonati, colorare, dipingere, trasformare vecchi spazi e vecchi muri deruti e prospetti fatiscenti. Scalmanati per l'arte, la parola scalmanati per l'arte, perché poi in fondo gli artisti siamo dei pazzi, siamo dei visionari, siamo coloro che vogliono costruire questo mondo e dare la propria emozione. Un gruppo che ho coordinato di 23 artisti, artisti noti provenienti da tutte le città, Castelvetrano, Marsala, Palermo, Santa Ninfa, Mazzaresi. Diciamo, questo coinvolgimento è stato molto importante, molto bello anche con gli abitanti di Costiera. La gente si è sentita partecipe insieme a noi, abbiamo vissuto momenti particolari. Ho lasciato ad ognuno libertà di espressione e di emozione, perché ogni artista si esprime al meglio, esprime il proprio sentimento. Non ho condizionato nessuno, non ho detto cosa fare. Mi sono prefissato solo un obiettivo, ridare tono con il colore all'ambiente circostante, arricchire con una semplice pennellata un luogo, trasformare vecchie strutture obsolete e lasciare agli abitanti del luogo la protezione e la tutela. Io mi occupo di tutela dei beni culturali in sovrintendenza e dico, sono i borgheggiani poi che devono tutelare queste opere, che poi sono delle opere, hanno il proprio valore, le proprie cose, e sono loro che saranno a protezione di questa cosa. Un borgo vestito a festa che in pochi giorni cambia volto. Tanto entusiasmo attorno a un bel lavoro di squadra e non di competizione. L'arte in soccorso all'ambiente e al territorio. L'ambiente che il colore riprende vita. Io credo che l'arte è una forte componente educativa culturale
ed è uno strumento importante di lotta alla miseria e alla devianza. Un messaggio nuovo di invito alla bellezza. Qualcuno dice con l'arte non si mangia, vero? Ma si educa al bello, alla conoscenza e al rispetto del territorio. Restituiamo il sogno delle periferie, restituiamo bellezza, è necessario. Non c'è vita senza arte, non c'è emozione senza espressione. Io credo che i musei non devono svolgere funzioni soltanto al chiuso, ma anche all'aperto. Non devono svolgere funzioni soltanto quindi al chiuso. Ce lo insegnano tante esperienze di tanti artisti visionari che sono stati considerati pazzi criminali per avere realizzato grandi monumenti di arte contemporanea all'aperto che hanno fatto la storia moderna. Vedi Fiumara d'arte del mecenate Antonio Presti, chi conosce Castel di Tusa, che con la sua visione dell'arte è riuscita a trasformare interi territori e rivitalizzare zone per cui nessuno ci sarebbe mai andato. Lasciamo agli artisti il compito di far sognare la società. Il contadino, io sono figlio di un contadino, di cui vado fiero, orgoglioso, semina e raccoglie il frutto della fatica. L'artista semina bellezza e raccoglie emozioni. Ridiamo dignità alle periferie, costruiamo emozioni e affidiamo ai loro abitanti il compito della tutela e salvaguardia. Vorrei concludere con una frase. Il valore delle cose tra storia e tradizione. Il lavoro per un pezzo di pane, l'arte come alimento dell'anima. Volevo ricordare un'ultima cosa, che durante la manifestazione ci saranno 6 opere esposte realizzate con la, che abbiamo realizzato con la Fondazione San Vito Lussi del presidente Vito Puccio, che è qua presente. Nel progetto Io Resto Fuori, coordinato da me, con 6 opere che rappresentano gli artisti del Novecento e realizzate con i ragazzi extracomunitari. Alla fine saranno dati gli attestati. Io volevo solo semplicemente citare, perché è giusto e doveroso riconoscere gli artisti che hanno davvero lavorato con sacrificio senza percepire nulla, come anch'io. Sergio D'Amore, che viene da Palermo, Antonia Muscarnera, che viene da Sciacca, Elisabetta Cucciardo, Castelvetrano, Enzo Campisi di Marsala, Davide Margiotta, Mazzaresi, Susanna Caracci, Castelvetrano, Liliana Ingenito, la conosciamo, Letizia De Salvo, Silvia Livigni, Amani Alaia, che è una, mi pare tunisina, Chedi e Lazzaracchi, una cosa del genere, Siria Martinciglio, Sofia Tumbiolo, Marco Melia, Arianna Giacalone, Marsalesi, Jessica Giacalone, Vincenzo Mesvi, Messina detto Mesvi, Gloria Genna, Gianni Gualberti, Stefania Nizzola, Enzo Eppolito. Questi sono gli artisti che hanno dato il contributo. Io direi che a loro va un grande tributo e un grande applauso, perché insieme siamo riusciti a colorare. C'è un video come omaggio, alla fine poi daremo gli attestati. Può partire il video. È un video così amatoriale che ho fatto io, ho cercato di mettere insieme. Si vogliono artisti, alzare, se volete i venire, presenti possono anche volete venire, avvicinatevi qua, dai veloce, Davide, dai forza, mettetevi qua, anche qua o qua, dai. Allora, mettetevi da là e lo vedete. Io l'ho visto, fra l'altro. Dai, partiamo col video. What you need, heart is.
nothing but time with your feet on the ground. I know you'll be fine, just slow it down, baby. You got love on the line. Don't turn around, keep on the ride. Slow it down, baby. You got nothing but time with your feet on the ground. I know you'll be fine. There's no need to hurry when you're doing it right. Slow down, you're moving. Grazie a tutti, grazie ancora agli artisti. Grazie, volevo a tal proposito dire una cosa. Pensavo mentre guardavo, veramente un urlo bellissimo di sentimento e soprattutto di grande emozione. E penso che le colleghe presenti in sala di scuola possono confermare quando sollecitiamo l'estro. La genialità, la creatività, il talento dei nostri bambini dall'infanzia alla primaria, anche oltre. Quello che a noi interessa è proprio questo, portarli a mettere fuori le loro emozioni. Si parte da lì, no? Dall'osservazione diretta della realtà che li circonda, dal portare fuori emozioni e poi dal sapere esprimere i sentimenti. E questa è l'arte. Poi l'arte è quella con gli schemi, insomma, quella è tutt'altra cosa che lasciamo agli studiosi, ma a noi interessa proprio far gioire di talento le nostre giovani generazioni e lo si fa in questa maniera, quindi complimenti. Allora, adesso la dottoressa Angela Asaro, nutrizionista, prego. Buongiorno a tutti, si sente? Sì. Allora, intanto ringrazio gli organizzatori per avermi voluto qua, perché per noi nutrizionisti quando fondiamo l'arte con il cibo e la nutrizione diventa sempre qualcosa di cui andare orgogliosi e io oggi qua sono orgogliosa proprio perché quando c'è festa, quando c'è compagnia, ne traiamo davvero beneficio, anche perché compagnia deriva proprio dalle parole con il pane e quale migliore occasione oggi per dare conferma appunto a questo, al valore del pane, della pasta per noi uomini. C'era un filosofo, Feuerberg, che diceva noi siamo quello che mangiamo ed è proprio vero, ma non tanto dal punto di vista fisiologico perché siamo appunto formati da grassi, carboidrati, come un po' il nostro cibo, ma proprio perché quando noi ci nutriamo, quando noi stiamo intorno a un tavolo, mostriamo la nostra cultura e da noi per noi siciliani oggi la cultura è proprio il cibo che grazie a questa festa viene insomma valorizzato, proprio il pane e la pasta. Noi dobbiamo essere fieri perché l'Organizzazione Mondiale della Sanità
attraverso appunto l'Istituto CREA, ci dice che per stare in salute dobbiamo mangiare soprattutto massimo un 50-60% di carboidrati e poi grassi e proteine. E quindi i carboidrati sono appunto pane e pasta. Non a caso le stesse percentuali, la stessa modalità di nutrimento viene rappresentata da quella che è la dieta mediterranea. Non a caso la dieta mediterranea è patrimonio immateriale dell'UNESCO. Non a caso il suo ideatore, il suo diciamo inventore, colui che l'ha portato alla luce, Ansel Keys, la vide proprio come un modello di prevenzione. Perché quando noi parliamo di dieta mediterranea, almeno nel mio studio, vogliono tutti dimagrire con la dieta mediterranea, e per noi quando dieta viene associata a dimagrimento è un piccolo fallimento, perché all'università, tra gli scranni dell'università, mi hanno insegnato che per tutti gli operatori sanitari bisogna parlare di prevenzione, mai di cura. E la dieta mediterranea diventa proprio questa, prevenzione di tutte le patologie. Se poi vogliamo dimagrire, abbiamo altri problemi, adottiamo altri protocolli, ma la dieta mediterranea deve essere adatta a tutti per prevenire qualsiasi tipo di patologia. Proprio dal trattato di Ansel Keys diceva: Dio ci ha dato la vita e sta a noi uomini preservarla. È proprio così, noi dobbiamo avere, attraverso anche consulto con i nutrizionisti o tutti gli altri esperti del settore, dobbiamo avere la capacità di prevenire qualsiasi tipo di patologia e mai ricorrere ai ripari. E quindi se guardiamo proprio la piramide alimentare, alla base è quella grande, al gradino quello più grande ci sono i carboidrati, appunto rappresentato dai cereali. I cereali che dal cariostide, quindi dal seme, riusciamo a trarre tutto quello di cui l'uomo ha bisogno, perché c'è la parte appunto l'endosperma che ci dà l'energia, che ci dà gli zuccheri buoni, zuccheri complessi, e poi c'è tutta la parte invece che una volta veniva legata al bestiame, ma che adesso i cultori di una sana alimentazione ne vanno fieri, ne vanno orgogliosi, come la crusca, no? E poi la parte invece oleosa del seme. Proprio vedete come nel chicco di questa grande famiglia delle graminacee, dei cereali, riusciamo a trarre fuori tutti gli elementi di cui parlavo prima, quindi tutto quello di cui abbiamo bisogno per la prevenzione della nostra salute è proprio racchiusa nel seme del grano. Ho concluso. Sì, avvocato Gaspare Morello, prego. Grazie. Funziona sta cosa? Funziona? Ok. Innanzitutto ringrazio tutta l'organizzazione e la mia collaborazione con Francesco è già alla seconda edizione, siamo stati insieme con Semplicemente Meraviglioso. Mi dispiace che non c'è l'assessore, ma volevo sottolineare alcune cose. Innanzitutto sono profondamente impressionato da questa eleganza culturale che Paolo Barranca ci ha donato con delle intuizioni splendide e mi ha proprio già con la sua acustica, perché ha una voce suadente, mi ha portato nello stupore, nella meraviglia. Noi celebreremo per queste tre giornate del 7 e dell'8 di agosto proprio la meraviglia. Diceva Chesterton, che è uno scrittore inglese, che l'arte serve a tenere alto il senso di meraviglia,
E diceva poi: il mondo non finirà per mancanza di meraviglie, ce ne sono una quantità pressoché sterminata. Il mondo finirà per mancanza di meraviglia, quindi ben venga l'arte. E poi un complimento va a Francesco Foggia, che ha detto una cosa che mi ha colpito: la cultura del dono. Francesco D'Annunzio diceva: io ho quel che ho donato. La bellezza della donazione riposa in questa ricchezza che donando si riceve. Un grande gigante della santità che si chiama, che tu ne porti il nome, che è San Francesco d'Assisi, diceva che donando che si riceve. Noi organizzeremo in queste tre serate tematiche tre argomenti che spezzerò assieme a voi, che sono l'arte, l'amore e la pace. Stiamo vivendo un momento storico nel pianeta quasi dai tratti, cara Paola, apocalittici. Pandemia. Nel cuore dell'Europa si è scatenata l'assurdità della guerra, la viviamo ogni giorno, però averla qui dietro l'angolo non è la medesima cosa. Quindi questo un po' è un sentimento struggente. Poi anche quest'arte che va analizzata con un simbolo, a mio sommesso parere, che ne dà il senso e la dimensione profonda, che è la ferita. La ferita, caro Francesco, ci tormenta, sanguina, non ci fa dormire, ma ci fa capire il nostro destino ultimo. Questa è una frase che ha citato l'allora cardinale Ratzinger, poi diventato il pontefice Benedetto XVI, che aveva un particolare amore per l'arte. E quindi quando si celebra l'arte, celebriamo noi stessi. Dicevano due artisti: io ho una moglie che è una meraviglia perché dipinge, e quindi sono vissuto in questa emozione di essere immerso nell'arte. E due artisti, Paul Klee e Joan Miró, dicevano una cosa molto bella sull'arte: l'arte non ritrae il visibile, ma l'invisibile che è nel visibile. Questa dimensione così straordinaria che noi possiamo ammirare nel rapporto con un quadro, per esempio, di Caravaggio, le opere non si spiegano in verità. Grande Jerry. Le opere sono una scoperta, sono una meraviglia, uno stupore, è un'intuizione. Puoi dire qualcosa su quello che è il colore, su quello che sono le miscellanie dell'incontro policromico dei colori, ma il legame che tu instauri con un'opera d'arte la vivi in quella intuizione. E poi volevo fare un complimento pure all'assessore comunale, che ha posto, diciamo, la sua attenzione a questa dimensione culturale. E poi, senza cultura, assessore, dove dobbiamo andare? Lo scenario depauperato di questa politica degli ultimi anni ci ha insegnato che senza cultura non ci può essere progresso. E se la politica avesse investito sulla cultura, noi oggi non avremmo questo scenario estremamente depauperato che purtroppo ci passa addosso. E quindi la presenza è un fattore di un'importanza immensa. Volevo ringraziare l'assessore, che purtroppo è impegnato in altre questioni, ma anche a lui volevo fare i complimenti per la sua presenza, pensando che un assessore regionale è molto impegnato. Il fatto che nella sua agenda vada a Mazara del Vallo a presenziare è un fatto di estrema importanza. E queste nostre riflessioni ci debbono portare a trovare una risposta anche a quelle che sono le incongruenze di una città, no? Francesco Foggia ha avuto questa intuizione meravigliosa
di portare, ora ti è venuta pure questa fantasia, che Borgata non va bene, quindi Borgo lo dobbiamo chiamare. Ma al di là delle denominazioni, la Borgata costiera viene messa al centro, già oggi siamo alla quinta edizione, dopo 3 anni di silenzio il Signore ci ha donato di nuovo la bellezza di vivere questa relazione. Questa relazione è segno profetico di qualcosa che va oltre e ci eccede e ci precede. Io spero che queste emozioni di queste 3 nottate d'agosto, nell'arsura di questo caldo siciliano, possa frizzare l'emozione culturale farcita anche dalla ilarità di artisti che hanno fatto della gioiosità della battuta un modo interessante per creare relazione, ci lasci la bellezza, perché dietro tutto questo si annida un'ulteriore bellezza, che è la fatica. Che bella la fatica! Le donne che sono culla e mistero della vita sono la metafora di questa fatica, perché nel loro grembo portano la bellezza della vita, e in quella fatica, che poi è sempre alla base di qualcosa che nasce, che viene annunciato al mondo con il pianto. Guardate, a volte mi sono chiesto, io ho 3 figli e quando li sentivo piangere nel momento del parto, anche se io non ho vissuto l'esperienza del parto, ma indirettamente attraverso mia moglie, attraverso la sua fatica, la sua sofferenza, ho compreso per certi aspetti, per quello che è possibile comprendere da una relazione che non è certamente esperienza vissuta, ma questo pianto, quando emerge con quella foga quasi disperata, è invece un segno di salute. Quindi questo pianto annuncia la vita, e noi è su questa vita, su questa bellezza di condividere. Francesco, senza la condivisione il seme non produce frutto, e devo ringraziarti per queste occasioni di condivisione, perché anche una conferenza stampa, che è un incubatore di ciò che accadrà in quelle 3 serate, è un modo per condividere dei percorsi, e questo lo dobbiamo fare con grande serenità, con grande apertura, perché la bellezza della vita va vissuta in ogni piccolo attimo. A volte mi sono chiesto, ma che cos'è questa felicità se non attimi di spensieratezza? Viviamole con questa armonia, viviamo la bellezza di essere di nuovo insieme, non vivere soltanto in quel mondo surreale dei social, ma il fatto di essere insieme, relazionarci, diventa un modo per stare insieme. Quindi viviamo questa bellezza nella consapevolezza che queste 3 giornate del 7, dell'8 e del 9, perché il 10 e l'11 sarà, diciamo, turno della musica, quindi noi ci incontreremo su queste 3 aree tematiche dell'arte, dell'amore e della pace, ma ovviamente non potremo parlare di pace se non parliamo di giustizia, e senza la giustizia non possiamo costruire la pace. Quindi non vi voglio più tediare oltremodo delle mie riflessioni. Spero che tutto andrà per come deve andare. Grazie Francesco, grazie Paola, grazie Assessore, e grazie all'Assessore Mimmo Turano, che non ho avuto il piacere di condividere con lui qualche passaggio, ma ringrazio tutti voi che in questa giornata calda siete qua a assorbirvi le nostre riflessioni. Grazie a tutti. Grazie. Grazie all'avvocato Gaspare Morello per le bellissime e significative parole che ci permettono sempre di vivere
in questo caso questo grande evento, questo nostro progetto, con i piedi per terra, dentro, immersi in una realtà che ci appartiene, fatta di fatica, di pianto, ma alla fine di gioia. Grazie. Allora, adesso l'intervento dell'ingegnere Giacomo Marino, organizzatore tecnico dell'evento. Buongiorno, sente? Okay. Allora, io sono occupato della parte della sicurezza e riprendendomi dai discorsi precedenti, quella dell'arte invisibile, e sperando che rimanga sempre un'arte invisibile, perché è un aspetto, diciamo, di uno studio particolare che per noi tecnici è fondamentale a rendere tutto l'evento, tutta la manifestazione in piena sicurezza. Perché parlo di un'arte invisibile? Perché questo studio, che noi vorremmo che rimanga solamente uno studio, non si realizzi mai in pratica, perché in quel momento dovremmo confrontarci con qualcosa di brutto. Allora, e diventa un'arte visibile. E finché nel nostro studio rimane un'arte invisibile, la cureremo in tutti i particolari. In questo borgo, per riprendere del nostro Francesco il nome, speriamo il futuro nome, ci siamo occupati della viabilità in modo tale da non interrompere, da integrarsi con i residenti del borgo, tale da non, da poter permettere chi conosce già la borgata, dalla parte est alla parte ovest fino al parcheggio, che sarà nella parte ovest, cioè nella strada che si risale da Mazara 2, non dare soluzioni di continuità per tutta la tratta stradale. Poi ci siamo occupati delle vie di esodo. Che cosa sono le vie di esodo? In caso di bisogno, di quello che possono praticamente permettere a chiunque, in qualsiasi posto, perché parliamo di un'area così grande che possiamo trovarci in condizioni di un'affluenza di persone concentrate in un'ala della borgata, e avere la possibilità, in caso di bisogno, di poter in quel momento avere possibilità di fuga verso luoghi sicuri, luoghi, si dicono, calmi. Successivamente ho coadiuvato il nostro caro Francesco, con tutte le sue fantasie, con tutto quello che è, all'integrazione della logistica per quanto riguarda all'integrazione di tutti i dipinti, i murales che si sono fatti, con i nostri stand, che saranno tutti coloro che praticamente parteciperanno, che saranno la vita della mostra mercato, perché la nostra manifestazione è così costituita. Una mostra mercato che durerà per tutti i 5 giorni, dal 7 all'11, dove all'interno, per i primi 3 giorni, ci sarà la festa del pane e della pasta, e i 2 giorni successivi ci sarà il Satoro d'Oro. Il tutto sarà integrato, mi auguro, nel piano della sicurezza. Grazie a tutti, buona giornata. In merito al piano sicurezza non ci sono dubbi, perché abbiamo il top player della città di Mazara del Vallo, che è Giacomo Marino. Detto questo, prima che salgono tutto il gruppo del Satiro d'Oro Festival, dal padrone Enzo Marino a Maurizio ai presentatori, se possono partire i 5 video, i 4 degli artisti della festa del pane e della pasta, e poi a seguire parte quello del Satiro d'Oro Festival, e così presentiamo anche il Satiro d'Oro. Grazie. Spegnete le luci. Audio. Tra poco sarò a Mazara del Vallo, a Borgata. Il nostro tour estivo 2022 continua, e tra poco sarò a Mazara del Vallo, a Borgata Costiera, per questa meravigliosa festa
della pasta e del pane. Ancora una volta ringrazio Francesco Foggia e Alessandra Alamia per avermi invitato e sarò lì addirittura per 3 giorni, il 7, l'8 e il 9 di agosto. Il 7 col mio amico di sempre Enrico Guarneri Litterio, l'8 con un altro amico straordinario Uccio De Santis e addirittura il 9 con 2 amici, cioè Toti e Totino, ma ci saranno anche tante altre cose, consegna di premi, spettacolo, quindi veniteci a trovare, venitemi a trovare 7, 8 e 9 agosto a Borgata Costiera, a Mazara del Vallo, provincia di Trapani, con la festa della pasta e del pane. Grazie a Francesco Foggia, grazie a Alessandra Lamia, grazie a tutte le persone che saranno con noi in quei giorni e nei prossimi giorni farò un video anche con lui, con Litterio Scalisi do Paisi. Un abbraccio con tutto cori da Salvo La Rosa. Il 7, 8 e 9 agosto a Borgata Costiera, a Mazara del Vallo, c'è la festa del pane e della pasta. Ah, il pane e la pasta. Allora, io presenterò tutte e 3 le serate, ma il 7 agosto sarò in compagnia del mio amico di sempre, Enrico Guarneri. 7, 8 e 9? Sì, 7, 8 e 9. L'8 ci sarà Uccio De Santis, che tu conosci bene. Il 9 agosto Toti e Totino, che tu conosci bene. Il 7 agosto saremo insieme. Eh? Benissimo, sono contento. E che andiamo a fare? Ci buttiamo al Litterio, no? Certo. Quindi risate assicurate. Salutiamo Francesco Foggia che è l'organizzatore e Alessandra Lamia che è la direttrice artistica. Quando? Il 7? Il 7 di agosto. Di agosto. A Mazara del Vallo. Borgata Costiera, festa del pane e della pasta. E poi anche 8 e 9. Con tutto pane, cuore. Pasta e risate. E risate. Con tutto cuore. Amici, buongiorno, seggiorno, buon pomeriggio, sei pomeriggio, sono Uccio De Santis, mi sto facendo un bel primo piano, ecco qui con l'effetto cinema del telefonino, nel cinema primo piano si dice pipì, primo piano, potrebbe anche essere pane e pasta, la festa del pane e della pasta a Mazara del Vallo, Borgata Costiera. Ci sono anche io, 3 giorni di festa, ma io l'8, il 7 inizia la festa, l'8 ci sono io col mio show, vi aspetto a Mazara del Vallo, Borgata Costiera, in occasione della festa del pane e della pasta. Non mancate, poi la festa finirà addirittura il 9 con 3, ci sono 3 serate. Io sto in mezzo, lotto per venire, lotto, è tutta una lotta la vita, io lotto. L'8 agosto sono lì a Mazara del Vallo. Ciao da Uccio, Uccio De Santis, ciao. Hai capito? A Mazara del Vallo, giorno 9, c'è la 9 festa. 9? Giorno 9, c'è bisogno. Sì, ma quale mese? Dicembre? Facciamo dicembre? No, agosto. E allora ma dillo, tu lo giorno... devi capire. Se oggi ne abbiamo un numero, il numero dopo viene il 9. Ma ogni mese c'è un 9, quindi 9 agosto a Mazara. 9 agosto a Mazara nel Vallo. Mazara del Vallo. Io sapevo che era nel Vallo. Dove? Dove dobbiamo andare? Dove? Dobbiamo andare in una contrada. Contrada che si chiama? Contrada? Costi? Costi? Quel che costa. Costi, no, che c'è? Da costiera. Ah, costiera. Così. E ci sarà la festa del pane e della pasta. Allora mangiamo. Allora mangiamo sicuro. E ci sarà lo spettacolo nostro. Sì. Prima del pane e dopo la pasta. Però non possiamo fare uno certo, spettacolo certo, sempre certo. Tutto così. Va promosso bene? Da chi? Franco Foggia. Ah, allora non è la sua associazione. Allora non è a Mazara, è a Foggia. Allora siamo a Foggia. Ah, il nome, no, no, Franco Foggia è il cognome di Francesco Foggia, sì. Ma è a Mazara nel Vallo. Allora non andate a Foggia perché non ci troverete, ecco, là. Ecco. Perché siamo a Mazara. Giorno 9. Contrada Foggia. No, allora giorno 9 c'è la festa del pane nella pasta. E mangiamo. Cioè si aprono i panini e si ci mette la pasta dentro. No, non allora, è possibile. Com'è, no. La festa, allora, e allora, non andate a Foggia, va bene? Giorno 9. Costa, dove siamo? Contrada Costiera. Sì. Ciao. Festa del pane e della pasta. Ciao, ciao. Ci divertiamo. Ciao, ciao. Satiro d'Oro Festival, 13ª edizione. Ciao a tutti ragazzi, io vi aspetto l'11 agosto al Satiro d'Oro Festival a Mazara del Vallo, Borgata Costiera. Io ci sono, non mancate, vi aspetto intanto. Satiro d'Oro Festival, vi aspettiamo il 10 e l'11 agosto in Borgata Costiera.
Satiro d'Oro Festival. Puro spettacolo. Se gli amici del Satiro d'Oro Festival vogliono salire, Enzo Marino, prego, anche presentatore, e Maurizio Bono, dai. Fate il Satiro, poi ci sarà un altro intervento e poi chiudo io, va bene? Grazie a tutti, grazie al Presidente, l'Assessore. Il nostro amico Ciccio Foggia, grazie a tutti voi, vi voglio fare un applauso, io vi faccio un applauso, fatemelo un applauso, no? Allora, io sono veramente felice e contento che quest'anno il signor Ciccio Foggia, amico mio, mi ha messo assieme a lui. Sono veramente felice e contento. Non potevo trovare un piatto impiattato così bello. Applauso a Ciccio. Ancora una pistola. E allora, ho ringraziato un po' tutti. Sono veramente felice e contento. Assessore, meglio era così, che mi viene a capitare. Ecco. E allora, riguardo, prima iniziamo. Siamo arrivati alla 13ª edizione del Satiro d'Oro Festival. Beh, del Satiro d'Oro Festival sono passati tanti ragazzi che hanno preso quella strada di partecipare in un'organizzazione di canto, di farsene un po' una ragione. Dice, perché devo prendere quella strada brutta e non questa del canto? Vediamo che cosa può succedere. Beh, qualcuno ce l'ha fatta pure. Ecco, noi per 2 anni abbiamo avuto nella nostra manifestazione Ignazio Boschetto. Facciamo l'applauso a Ignazio. Qua si tratta del volo. Ignazio Boschetto è stato 2 anni con noi. Assessore, è una cosa bella questa. Dopo questo evento, io ogni anno lotto un po' per i cantanti, perché è giusto quando vengono al Satiro d'Oro Festival, che cosa ci deve essere? Sì, un bel palco, un ottimo service, una buona organizzazione, ma il cantante vuol vedere chi c'è in giuria. Chi vota questi ragazzi che cantano? Signori, chi vota questi ragazzi che cantano? Che parteciperanno? Purtroppo quest'anno ho telefonate, che so, 150 cantanti, ma solo 12 ne dobbiamo prendere, forse 13-14. Ho scelto dei cantanti veramente bravi, gente che canta, che non partecipava più ai concorsi. No, signor Marino, vengo. Perché quest'anno ho visto che è una grande organizzazione. Perciò sono soltanto 12 che parteciperanno. Dove saranno giudicati da chi? Ma guardate un po'. Saranno giudicati da un signore senza capelli come me, che ha collaborato. Con chi, Maurizio? Dimmi qualche nome anche te. Ha collaborato e collabora sempre con Adriano Celentano. Baglioni. Zucchero, Vasco Rossi e tanti altri che io ho visto a Bologna, a Monzun, dove il maestro ha una villa, un grosso ufficio, e ho visto tanti cantanti incidere un brano, un CD, 5 brani, eccetera, eccetera. Signore, vi giudicherà il maestro Fio Zanotti. Ecco, l'applauso. Dopo ci saranno altri giudici, ci sono 2 signore che mi manda Mara Maionchi, perché lei non fa più questo mestiere, e una sarà in giuria, una solo vi guarderà, vi ascolterà nel canto. Poi altre 2 parole di riguardo Nunzio. Sta succedendo la fine del mondo.
Ma mi chiamano magistrati, mi chiamano onorevoli, mi chiama mia figlia, signor Marino, ma come si fa per entrare? C'è mia figlia di 12 anni, 13 anni, 14 anni che mi hanno fatto la foto con Nunzio. Ma che problemi ci sono? Stanno telefonando da tutta la provincia. E Nunzio, che è stato Nunzio? Purtroppo questa trasmissione a Canale 5 della De Filippi, che poi l'hanno scelto per un'altra manifestazione, annunzio, ha spopolato tanto che non ci credevamo a questo evento di Nunzio. Perciò lui sarà qua con noi, tutti avranno l'autografo, perché è riservato, privato, però tutti avranno l'autografo di Nunzio. Anche annunzio, grandissimo ballerino, uno per ora va veramente nella maggiore, bravo, simpatico e grande, rifacciamo l'applauso, lo vedremo l'11 a Costiera. Dopo che dovrei dire? Parliamo due secondi preciso per i premi ragazzi. Allora, il primo classificato avrà un'incisione della Mediolab di Firenze, che gli arrangeranno il brano, tutto gratis, a Firenze. Poi avrà fatto un video del nostro regista Maurizio Bono, un video fatto bene. E poi c'è un altro regalo che lo faremo vedere sul palco. E queste, poi ci sarà la targa del Satiro d'Oro. Il secondo avrà la targa, il terzo la targa. E poi ci sarà un premio, altri due premi, presenza scenica. E l'altro, Maurizio? E un altro premio della critica. Ecco, facciamo 5 premi per questi ragazzi che cantano. E allora... No, ecco. Poi voglio dire che io non mi sono comprato soltanto il pacchetto di Nunzio, carissimo Franco e amici, ma io ho comprato un pacchetto che Nunzio verrà a Mazara con i campioni del mondo di standard latinoamericano, dove io gli ho detto: guardi, mi deve ballare un tango argentino. Dice: guarda, è anche la nostra specialità. E poi un'altra coppia, perciò sarà un vero spettacolo di balli latinoamericano, tango argentino, che dopo i cantanti ci saranno solo loro, ospite come ballo, e poi ci sarà un'attrazione pure alla prima sera. Ho detto tutto? Allora, adesso è giusto che io come prima presento Gianfranco, lasciamolo stare a parte perché ormai si è fatto vecchio. Del Satiro d'Oro. Facciamo un caloroso applauso alla nostra presentatrice, signore e signori, Vittoria. Buongiorno a tutti, io ti ringrazio. Comunque, Vittoria Benante, non si ricorda mai il mio cognome, ma è difficile, quindi lo lascio, ti perdono per questa volta. Non è giusto presentare solo me, vieni qui Gianfranco, perché lui sì, è presente. Il vecchietto Gianfranco. No, è presente alla manifestazione da più tempo. Per me è la prima volta, sono onorata. Io vi ringrazio tanto per avermi invitato in questa 13ª edizione. Lascio la parola a chi ne sa di più. No, dai, no. Gianfranco Palermo. Buongiorno, grazie a tutti, grazie. Io quest'anno, nonostante i miei quasi 50 anni di attività, sono particolarmente emozionato. Intanto contento, orgoglioso, insieme al nostro gruppo, di essere seguito della Festa del Pane e della Pasta, perché saranno appunto 3 serate con il cabaret, tanto divertimento e tanta cultura, uniti anche allo spettacolo del Satiro d'Oro Festival. E poi particolarmente emozionato perché quest'anno ci sarà il ritorno del pubblico all'aperto, seduto di fronte a noi, e quindi diciamo quello che noi ci prefiggiamo particolarmente è dare due ore e mezzo di serenità e di allegria al pubblico appunto che ci verrà a trovare a Borgata Costiera. Saranno tanti i cantanti con belle canzoni. Quest'anno il patrono Enzo Marino è stato particolarmente attento nello scegliere sia i cantanti che le canzoni, e poi anche la presenza di Nunzio e il gruppo che balleranno insieme a noi. Per cui ci aspettiamo grande partecipazione, ovviamente, come sarà così sicuramente, tra la Festa del Pane e della Pasta, quindi grazie anche a Francesco Foggia, e poi anche con le nostre 2 serate di spettacolo con il Satiro d'Oro Festival. Per cui vi aspettiamo, grazie d'anteprima e a presto a Borgata Costiera. Grazie. Ringraziamo
La parte tecnica è geniale del Satiro d'Oro Festival, Maurizio Bono. Grazie ancora, a presto. Allora, noi andiamo a concludere. Prima che faccio il mio intervento, chiamo uno, diciamo, degli sponsor principali, che è stato un'anima di questo evento, nonché amico mio, ha una figura anche politica in città, ma si è messo a disposizione per, diciamo, per promuovere questo evento sia con la sua impresa ma anche con una donazione economica. Chiamo sul palco l'amico Pietro Marino. Ci tengo a precisare che sul palco non come figura politica ma come sponsor ufficiale. Grazie Francesco, ci tengo a precisare perché dopo tutti gli interventi è chiaro che il mio intervento è prettamente come dire, aziendale e non politico, però tutti voi artisti, grandi scultori, personaggi importanti della cultura, e state donando la vostra arte. Però è chiaro che per avere tutto questo, ci tengo a precisare, e per questo è il mio intervento, c'è bisogno che mentre voi donate il vostro, la vostra arte, che non ci sono soldi per poterla pagare, attenzione, ma ognuno di noi ha dovuto contribuire, caro Francesco, per la vostra preparazione, per i vostri capolavori, per i vostri lavori. Per esempio, per fare voi giustamente i vostri dipinti, c'era bisogno di chi? E preparasse i muri, preparasse i castici intonaci, e questo c'era bisogno di un'impresa, c'era bisogno della prestazione di manodopera, che ha un costo, Francesco, ha tutto, il materiale ha un costo. Poi di queste cose è chiaro che nessuno mai ne parla. Per fare la scultura che in questa bellissima manifestazione donerà alla città di Mazara del Vallo, non Borgata Costiera, Nicola Giacalone è qui presente, lui sa quanto ha speso e quanto gli sta costando e quanto costerà a noi, a supporto di Nicola Giacalone qui presente, per la collocazione di quella bella scultura creata dal nostro artista Gerry Bianco. Cioè, è solo un chiarimento che la città deve sapere. Noi piccoli artigiani, piccoli imprenditori, abbiamo partecipato a questa bellissima manifestazione grazie a Francesco Foggia e a Luna, perché ci hanno chiesto di contribuire affinché si possa realizzare una bella opera, questa è una bella manifestazione, perché no? Assessore, dove ci chiedono di partecipare, le imprese, e lei l'ha visto, partecipano. Dove non ci chiedono nessuna partecipazione, è chiaro che non partecipano, perché assente, perché non sanno. Dove c'è collaborazione, noi imprese, e l'abbiamo dimostrato con la festa del pane e la pasta, siamo presenti con le materie prime, siamo presenti con lo sforzo umano che hanno un costo e anche col contributo oneroso. Quando Francesco a me personalmente mi ha chiesto di fare questo, io con grande piacere, con grande onore, mi sono messo a disposizione e mi auguro, assessore, è bello essere chiaro, l'assessore Turano è colui il quale ha, grazie anche alla volontà di Francesco Foggia, è colui il quale ha consentito in primis di fare questa bellissima manifestazione, dando la possibilità di un contributo oneroso della regione, perché altrimenti la partenza sarebbe stata come dire un fallimento. Grazie all'assessore Turano, alla regione, con un contributo oneroso, è chiaro che poi nel contorno Francesco Foggia ha chiamato e ha fatto, come dire, contribuire noi imprese con grande piacere a realizzare questo bellissimo evento, che sarà un bellissimo evento. Ricordo a tutti che questa manifestazione costerà non meno di 130.000 euro e i 50 dati dalla regione non sono bastevoli, perché sì, tutti facciamo, giustamente il primo io, a contribuire, essere presente, ma gli artisti che abbiamo visto, questi vogliono essere pagati. Il palco che si deve montare lo dobbiamo pagare, e tutte le strutture attorno va pagato. L'Enel non è che ci fa un contributo a Francesco Foggia, vuole essere pagata. Quindi se non c'è anche questo contributo economico, è chiaro che tutto il vostro sforzo meraviglioso potrebbe non andare bene a buon fine. Quindi ripeto, oggi sono stato qui invitato da Francesco Foggia a rappresentare tutte le imprese presenti, perché per esempio i vostri dipinti Cromat, Crema, hanno dato un contributo oneroso, ma anche le materie prime affinché voi potevate, come dire, dipingere con i colori, perché i colori, chi ce le doveva dare? È chiaro che tutti,
cito questi per gli affreschi, ma ci sono tanti altri che hanno dato un piccolo contributo, chi 100, chi 500, chi 1000, ma hanno avuto tutto l'onore e il piacere di essere presenti per questa bellissima manifestazione. Io sono onorato e Francesco ti ringrazio perché mi hai, come dire, reso partecipe, e io perché no, sono qui, sto contribuendo e ho tanta voglia di fare bene, ma per la mia città, Borgata Costiera è un quartiere della nostra città, e l'opera che questa manifestazione del pane e la pasta sta donando, una scultura di un valore di 130.000 euro, la sta donando in un posto, un luogo della nostra città meravigliosa. Questo per me, che nel mio piccolo sono orgoglioso di essere, come dire, un fautore, ecco, di aver partecipato e aver contribuito. Grazie Lunac, grazie Francesco, grazie a tutti voi artisti e grazie a noi imprese che stiamo contribuendo. Grazie a tutti. Assessore, prego. Sì. No, volevo semplicemente dire, visto che mi hai chiamato in causa, che è bellissimo quello che hai detto, ma è infatti la strada che stiamo percorrendo. Il cartellone delle manifestazioni estive, prima di aprirsi, è stato anticipato da una manifestazione, un avviso pubblico della ricerca di sponsorizzazioni private. Se noi vogliamo che Mazara sia ricca di eventi, sia animata, che abbia soprattutto un contenuto, un cartellone di spessore e che sia sostenibile nel tempo e nel futuro, non possiamo pensare di attingere dall'unica fonte comunale. C'è bisogno del supporto e dell'aiuto di tutti, dei privati, delle altre istituzioni. E quindi non posso che ringraziare tutti coloro che si sono spesi e che hanno contribuito a far sì che questa manifestazione abbia raggiunto questo livello. È per questo che siamo qui, perché noi crediamo in questo indirizzo del futuro, che è poi quello che un po' sposano tutte le amministrazioni. Non solo in questo campo, ma anche nel campo dei restauri. La fontana di Gonzaga è stata restaurata grazie ad una sponsorizzazione privata. La stessa cosa stiamo facendo con l'arco normanno, la stessa cosa avverrà, analogo percorso per i mosaici di San Nicolo Regale. La partecipazione tra pubblico e privato è il futuro della cultura, delle manifestazioni. Soltanto questa collaborazione ci può dare un futuro. La città è nostra, appartiene a tutti, gli eventi, le manifestazioni appartengono a tutti, e il successo di una manifestazione riguarda e ricade su tutti noi. E allora, vado a concludere innanzitutto ringraziandovi uno per uno per la pazienza che avete avuto nell'ascoltare tutti, diciamo, gli ospiti qui presenti. Ringrazio tutto il mondo che fa parte di questo logo della Festa del Pane e della Pasta. Lo ringrazio con il cuore in mano perché con dedizione hanno fatto un grande lavoro. Ringrazio l'Unione Nazionale Arma Carabinieri, che è l'associazione di cui io ne faccio parte e sono orgoglioso, perché in questi giorni inizierà il duro lavoro di questi ragazzi. Il Presidente in questi 3 mesi, diciamo, l'ho martellato, non siamo arrivati a questo punto, abbiamo raggiunto questa credibilità e proprio grazie a questo marchio che ha fatto la differenza. E tra l'altro uno dei premiati sarà proprio il Presidente Nazionale dell'Unione Nazionale Arma Carabinieri. Vedete, parlerò del palinsesto, quindi devo parlare obbligatoriamente del direttore artistico, che è Alessandra Lamia, a cui io ringrazio e mi dispiace che non è potuta presenziare per alcuni problemi di salute. Detto questo, dico che ha cercato i migliori talenti, avremmo degli artisti strepitosi, meravigliosi, tutto ciò in quei 3 giorni di Borgata Costiera, però abbiamo pensato anche durante la mostra mercato. Durante la mostra mercato avremmo alcuni gruppi musicali che esibiranno, avremmo anche sul palcoscenico molte scuole di ballo
diciamo fra le più importanti della città di Mazara del Vallo, non me ne vogliono altri che sono, che non fanno parte, ma dovevamo fare delle scelte e ne abbiamo scelto 6, 3 scuole di danza e 3 scuole di ballo. Ringrazio anche i cantaparti che saranno fra gli attori principali durante la mostra mercato, perché con i loro gonfiabili faranno divertire i bambini. Quindi una famiglia può arrivare a Borgata Costiera, posteggiare la macchina, lasciare il bambino in mano di loro che sono in sicurezza, si vanno a divertire, loro si vanno a rilassare magari con un pino con la salsiccia, con un piatto di couscous, con il crudo di Parma e tanti altri prodotti. Questo è inclusione, noi cerchiamo di curare i particolari. Ringrazio tutti gli artisti per avere supportato e sopportato il grande Gerry Bianco, perché attenzione, stare dietro a Gerry Bianco ce ne vuole, è uno che martella, io martello ma lui martella più di me, è abbastanza esigente, gli piace la perfezione, anche se nell'arte la perfezione si può dire che non esiste, perché ognuno di loro si esprime in base alla loro fantasia. Io parto dal presupposto che siamo stati veramente, dico io con umiltà, stiamo volando alto, ma vogliamo essere umili, perché l'umiltà è quello che fa la differenza e rende grandi le persone. Non siamo persone che ci esaltiamo, siamo persone che sicuramente ci incoraggiamo, perché abbiamo la cultura del lavoro e la vostra presenza oggi ci inorgoglisce, significa che è un evento sentito. Io non so quante conferenze stampa si fanno durante il palinsesto a Mazara o in un'altra città e c'è una presenza così massiccia. Abbiamo avuto il teatro Mario Caruso pieno, sold out, e questo significa che c'è molta attesa. E mancano le persone di Borgata Costiera, perché giustamente hanno i mariti, chi lavora, ed erano impegnati tutti. Però vi posso garantire che da casa ci stanno seguendo, e quindi il ringraziamento va anche a tutti i cittadini di Borgata Costiera che sentono tantissimo come senso di appartenenza questa bellissima manifestazione. Guardate, io non so, molti mi dicono Foggia di Borgata Costiera, Foggia non è di Borgata Costiera. Tra l'altro non sono neanche presente a Mazara del Vallo, però Foggia è una persona che ama tutto il territorio, che sia Costiera o che sia Donnarella o che sia Piazzale Europa, per me è sempre stata di Mazara del Vallo, e io sempre dico con questa ottica ho lavorato di realizzare eventi anche nelle periferie, l'abbiamo fatto in passato anche nel quartiere della Potenza, lo scorso anno l'abbiamo fatto sul lungomare di Mazara, 4 anni fa l'abbiamo fatto a Piazza Mocarta con Semplicemente Meraviglioso. Diciamo che siamo stati sempre presenti. La festa del pane e della pasta sarà un evento che sono orgoglioso che ritorna, perché è una mia idea, è normale, è un sentimento che lo voglio comunque condividere con voi, perché sembrava che era sepolta e invece no, ci siamo riusciti grazie al grande impegno che ha avuto e alla parola soprattutto, perché oggi come oggi dimostrare la parola è veramente difficile. L'assessore Mimmo Turano, a cui va il mio grande applauso, e invito a tutti a fare un applauso, perché oggi come oggi guardate, esiste una politica del parlare, noi abbiamo sempre amato una politica dei fatti, me ne assumo la responsabilità, perché io sono legato ai fatti per natura, io le parole le lasciate sempre volentieri agli altri, ma non è più che altro una polemica, che sia chiaro, non è una polemica verso nessuno, e io ringrazio l'amministrazione per l'opportunità che ci ha dato, perché andare a fare la festa del pane e la pasta a Torretta Granitola, a Marsala, non avrebbe avuto senso, perché è nata proprio per quel luogo. Vi posso garantire che il luogo a festa del pane e la pasta ci sono comuni che volevano spendere soldini per averlo, ma in provincia di Trapani si può fare solo a Mazara del Vallo. E io dico grazie, perché veramente siamo stati lungimiranti attraverso un atto notarile, siamo stati lungimiranti attraverso questi premi importanti come la Solana d'Oro, siamo stati lungimiranti perché ci abbiamo visto, dico io, ci abbiamo visto e basta. Ora io dico semplicemente una cosa, non ci rimane che divertirci, perché il lavoro è stato fatto, abbiamo usato tutti, in primis ci hanno sostenuto economicamente, poi le aziende, le imprese, gli attori principali che sono gli artisti, ci sono gli addetti ai lavori che sono qui presenti, che stanno lavorando con le scalette, perché guardate che organizzare un palinsesto non è che andiamo a Borgata Costiera e vediamo lo spettacolo, no, c'è un lavoro dietro non indifferente, iniziando dalla questura con il piano sicurezza, piano emergenza, piano evacuazione, piano sanitario, piano antincendio, e chi più ne ha più ne metta, perché poi se andiamo lì magari c'è qualcuno che può anche criticare, noi le critiche le accettiamo, attenzione, ma anche critica lancia un messaggio, aiutateci, abbiamo bisogno anche di voi, e se siete persone capaci, che ben venga, noi non escludiamo nessuno, noi lavoriamo nell'ottica dell'inclusione, quindi se ci volete criticare affiancateci a noi, grazie e buona festa del pane a tutti.